Ciao a tutti, sono Stefano Franco e oggi vi parlo di PyGreek, la piattaforma web dedicata agli sviluppatori, dove i programmatori web e gli sviluppatori potranno migliorare il proprio codice inserendo all'interno potenti algoritmi matematici. Quanti di voi sono sviluppatori? Uno, poche mani. I trend dicono che fra 5 anni tutti voi sarete sviluppatori. Il contesto. Probabilmente ciascuno di voi conosce questi prodotti, c'è un drone, un'app, indici di banca, eccetera. Come funzionano questi aggeggi? Come funzionano queste tecnologie? Una delle risposte è gli algoritmi matematici. Un algoritmo matematico è una procedura di calcolo logico che parte da alcuni dati di partenza, detti input, elabora le informazioni in maniera automatizzata e genera dei risultati. Proprio per come è fatto un algoritmo, ha la grossa capacità di poter essere applicato a contesti completamente differenti. È sufficiente adattare in maniera opportuna gli input e di conseguenza i risultati sono completamente differenti e si applicano a settori diversi. Quindi lo stesso algoritmo di ottimizzazione può essere applicato nel settore logistico, nel settore dei treni ad alta velocità o nel turismo. Qual è il problema? Uno su tutta questa platea attualmente lavora come uno sviluppatore. Egli sa che quando implementa il proprio software, il proprio codice, fa 3 fasi del lavoro. Innanzitutto pensa all'algoritmo matematico che poi sarà la base del proprio software. Poi si occupa di implementare tutta l'infrastruttura server che servirà a supportare quell'algoritmo, quindi il server, la macchina virtuale o il calcolatore, e infine si occuperà della fase di front-end, cioè dare un'interfaccia grafica a questo software. Qual è il problema? Che sebbene lui ha ottime competenze lato front-end e back-end, di solito non ha un background matematico. Questo lo porta ad avere delle lacune e quindi a dedicare molto tempo nella ricerca su Google o su altri canali di alcune problematiche, con perdita di tempo e presenza di bug. La soluzione che noi proponiamo è una piattaforma web dove i programmatori possono inserire nei loro software potenti algoritmi matematici, migliorando i propri lavori in termini di qualità. Tutti gli algoritmi all'interno della nostra piattaforma sono fatti da enti certificati, quindi da ricercatori o sviluppatori che hanno anni di esperienza in quel particolare settore. E in termini di tempo, in quanto lo sviluppatore andrà nella nostra piattaforma, sceglierà l'algoritmo che servirà a lui e dedicherà tutto il resto del tempo allo sviluppo della fase back-end e front-end. Quindi supponiamo di avere una piattaforma in cui ci sono diversi algoritmi, ogni algoritmo può essere utilizzato da più utenti contemporaneamente, uno stesso utente può utilizzare anche algoritmi differenti. Egli, sotto forma di API, che sono delle chiamate che vengono fatte all'interno del nostro server, utilizzerà, quindi inserirà una riga di codice all'interno del proprio codice, quindi sarà eseguito l'algoritmo e darà un certo risultato. Lo sviluppatore quindi utilizzerà questo risultato sulla propria app per un tablet, per un desktop o per un telefonino, che sarà a sua volta utilizzata dagli utenti finali. Il modello di business è molto semplice, è quello della tecnologia che si chiama software as a service. Noi vendiamo praticamente i nostri algoritmi come servizi, quindi applichiamo una tariffa proporzionale al numero di chiamate effettive che ciascuno sviluppatore farà all'interno della nostra app. Abbiamo previsto un pacchetto standard e uno premium. Quello standard è utilizzato soprattutto ad usi didattici e amatoriali, quindi prevede un utilizzo parziale delle funzionalità e un numero finito di richieste che possono essere fatte dall'algoritmo, e infine invece il pacchetto premium è quello di completo accesso a tutte le nostre risorse. Il modello di business quindi è abbastanza semplice: più viene utilizzato il nostro portale, più lo sviluppatore ci pagherà un certo gettone per l'utilizzo. È chiaro che se 100.000 persone utilizzano un'app che a sua volta sfrutta il nostro algoritmo, lo sviluppatore sarà ben interessato a pagare un qualcosa che probabilmente, grazie a ciò che noi abbiamo sviluppato, genera a lui una fonte di profitto. Il mercato in cui ci inseriamo è il mercato digitale, quindi un mercato molto grande, inutile leggerli questi numeri. In particolare il software, così come lo vendiamo noi, vale da solo più di 20 miliardi di euro, ma soprattutto sono i trend quelli che ci interessano, trend in crescita del 23% quest'anno rispetto all'anno scorso. Anche gli sviluppatori attualmente sono 36,6 milioni, gli sviluppatori e gli ICT worker, cioè coloro che lavorano come sviluppatori all'interno di società, ma è un trend emergente in crescita al 45% in più nel 2019. Ci sono chiaramente tante altre società che fanno quello che facciamo noi, ma noi ci distinguiamo per un vantaggio competitivo notevole. La maggior parte di queste società offrono o soluzioni tecniche
oppure cercano di dare delle soluzioni e quindi creare una community attorno allo sviluppatore. Le soluzioni tecniche spesso non possono essere accessibili al singolo sviluppatore perché sono software che vengono venduti con costi molto alti, quindi di solito a queste piattaforme si rivolgono solamente le aziende ben consolidate. Invece ci sono le piattaforme gratuite che possono avere accesso agli sviluppatori, tipo Stack Overflow, ma in realtà ce ne sono tante altre, GitHub che non ho inserito, di solito offrono condivisione di contenuti, ma non soluzioni vere e proprie. PyGrix si inserisce in quel modo all'interno di questo diagramma. Inoltre, avevo letto che qui nella platea c'è qualcuno di Facebook, Google. Il nostro è un vantaggio competitivo perché nonostante siamo in un periodo di trasformazione grandissima, in realtà non c'è ancora nessuno al mondo che parla di algorithm as a service. Noi siamo i primi a parlare di algoritmo come servizio e abbiamo cominciato l'implementazione della piattaforma e quindi di fatto oggi siamo i primi a fare un meccanismo di vendita come quello che vi sto proponendo oggi. Gli step quali sono? Noi da 3 anni a questa parte, dal 2013, abbiamo costituito Alumni Matematica, che è un ente di ricerca scientifica indipendente. Questo ci ha portato ad essere presenti nel territorio, a stringere un sacco di agganci e di partnership con le università e con gli enti locali. Questo ci ha portato nel nostro percorso di sviluppo a creare all'interno di questo ente non governativo un nucleo PyGrick, quindi uno sportello destinato alle aziende che sviluppa algoritmi matematici. Attualmente siamo nella fase di sviluppo di questa tecnologia, prevediamo fra 12 mesi di essere completamente nel mercato. Ci servono 170.000 euro, lo sviluppo noi lo stiamo facendo, chiaramente questi servono per accelerare notevolmente l'ingresso nel mercato, saranno divise in spese di ricerca e sviluppo, marketing e costi di gestione. La colonna gialla è quella destinata alle risorse umane, la colonna blu nell'infrastruttura digitale che andremo a costruire. Questi sono i margini di crescita da oggi al terzo anno, il break-even point quindi è previsto per il secondo anno di sviluppo e il terzo anno quindi ci sarà il primo flusso di ricavi. Il team sono tutte queste persone che vedete qui, sono persone full committed che all'interno di questa Alumni Matematica che abbiamo costituito ci stanno aiutando a portare avanti il progetto, quindi è un team che ha tutte le competenze lato di sviluppo tecnico, ci sono matematici, fisici, ingegneri ed informatici. Abbiamo anche competenze commerciali e quindi stiamo attivando i primi canali di distribuzione per la vendita del nostro software. Siamo sognatori, ci piace pensare alla Puglia come un qualcosa da dove possa partire anche un'innovazione tecnologica. Siamo pirati perché in qualche modo cerchiamo di inserirci in un contesto che non agevola tanto portare avanti attività imprenditoriali di questo tipo con un forte impatto tecnologico. Non vi nascondo che noi fra 3 mesi andiamo in Silicon Valley a cercare lì gli investitori. Questo non vuol dire che ce ne andiamo, abbiamo già i biglietti pronti. Vuol dire che noi cercheremo di ritornare qui perché il sistema lo dobbiamo hackerare piano piano. Diciamo che vogliamo cambiare il mondo, come lo si fa? Con piccoli passi, ogni volta se qualcuno dice improve the world, improve the world, improve the world, migliora il mondo, non cambiare, migliora, forse questo mondo piano piano comincerà a migliorare e se lo facciamo dalla Puglia in un contesto tipo questo è tanto di guadagnato. Grazie a tutti. Grazie.